Luigi Pio Scordamaglia, amministratore delegato di Inalca. Che cos'è Inalca? Ma Inalca è un modello unico e allo stesso tempo oggi leader nel settore bovino in Europa, è la più grande azienda di lavorazione delle carni bovine in Europa privata ed è nello stesso tempo un modello di piattaforme distributive in giro per il mondo in cui commercializza non solo i propri prodotti ma migliaia di prodotti di piccole e medie imprese italiane che non riescono ad arrivare a quei mercati. Noi non siamo qui in questa zona casualmente, ma questo stabilimento è stato fatto qua perché c'è la materia prima. Assolutamente sì, questo è il più grande macello d'Europa, macella fino a 1200 capi al giorno e questo è possibile solo perché nella pianura padana esiste una concentrazione di bovini che è la più alta d'Europa. Il numero di capi bovini in un raggio di 200 km di questo macello è pari a quello della Danimarca, superiore a quello dell'Austria. Quindi un macello grande perché ha la funzione di valorizzare il gran numero di bovini, soprattutto da latte e di allevamenti, che ci sono in questa regione. Questo stabilimento ha anche una particolarità, e cioè 1200 capi che vengono perché lavorati al giorno producono, come possiamo chiamare, delle scorie, nel modo brutto di dirlo. Voi che cosa fate? Riciclate il tutto, mi dica un po'. Allora, non esiste uno scarto, nel senso che da un bovino noi otteniamo oltre 3000 articoli. Ogni singola parte del bovino viene utilizzata nel miglior canale commerciale possibile, nel miglior mercato mondiale possibile per essere valorizzato al meglio e nella maniera più efficiente possibile. Questo vale per i tagli destinati all'alimentazione, ma vale per tutti quelli che sono i sottoprodotti e in particolare per quei sottoprodotti di cui appunto stiamo parlando, la cui valorizzazione massima è la produzione di energia. Quindi questa energia che voi producete con quelli che sono gli scarti, da un prodotto, diciamo così, negativo, da una negatività, producete positività, perché in pratica avete l'energia che vi serve per mandare avanti lo stabilimento. Questa è una cosa di cui siamo molto orgogliosi. La politica di sostenibilità per noi è un valore vero, è cominciata diversi anni fa e oggi abbiamo superato un traguardo importante, cioè il 70% dell'energia di cui abbiamo bisogno nei nostri stabilimenti, che sono circa 90 gigawattora, la produciamo per autoproduzione, cioè la produciamo all'interno dei nostri stabilimenti o attraverso processi di cogenerazione o attraverso, come dice lei, sottoprodotti, biomasse che non possono essere diversamente utilizzati e che sfruttiamo per la produzione di energia termica e elettrica. Inalca ha questa lavorazione di carne e poi che cosa ne fa di questa carne? La lavora e fa un prodotto finito anche. Inalca fa della carne bovina tutto quello che è possibile fare. Come dicevo, un bovino è fatto da tantissime parti, la capacità di Inalca è ogni singola parte di valorizzarla nei mercati mondiali di eccellenza. Siamo leader in Europa nella produzione di hamburger con oltre 100.000 tonnellate di hamburger prodotti, siamo leader storici in Italia nella produzione di carne in scatola, quindi qualsiasi prodotto è ottenibile da un bovino, Inalca lo produce e lo vende nel mercato mondiale in cui è possibile valorizzarlo al meglio. Lei è anche vicepresidente di Federalimentare. Da questa sua posizione, come vede il mondo della carne oggi ma anche nel futuro? In Italia c'è un concetto che non è abbastanza vero del settore della carne. Il settore della carne, della carne bovina in particolare al mondo, è un settore in grande espansione. Il consumo di carne bovina nei prossimi 10 anni aumenterà di oltre il 20%. Paesi emergenti che hanno una classe media in crescita hanno come obiettivo quello di aumentare il consumo di carne bovina. A differenza però della carne suina e della carne di pollame, la produzione di carne bovina non è una produzione industriale, ha bisogno di terra, ha bisogno di allevatori, quindi in futuro aumenterà la richiesta. Le grandi aziende operanti in questo settore avranno sempre più opportunità mondiali e capacità di creare valore aggiunto, insomma un business di grande successo.
Abbiamo visto grande automazione lungo tutte le tre file, ma abbiamo visto anche tanta manualità. Quindi ci sono dei signori macellai anche vicino ad ogni pezzo di carne, da quando si inizia fino alla fine. I lavoratori in questi stabilimenti fanno la differenza. Un filetto dal valore magari di 30 euro al chilo lavorato male perde, si riduce come valore ad un decimo, quindi la professionalità dei nostri dipendenti è fondamentale. Nello stesso tempo in questo stabilimento abbiamo automatizzato tutto quello che è possibile automatizzare proprio per ridurre al minimo la variabilità del singolo operatore. E avete automatizzato l'assunzione del personale, mi spiego meglio, avete delle scuole che insegnano al personale a lavorare, a diventare dei buoni macellai. Questa è una cosa di cui siamo particolarmente orgogliosi. Ogni anno noi attiviamo un ciclo di formazione di professionisti, di sossatori e lavoratori della carne, in gran parte tutti giovani ragazzi che assumiamo al nostro interno. Dipendenti vostri sono 400, 500? No, solo in questo impianto ce ne sono 1000, complessivamente in Alca ne ha circa 4000 e il gruppo ne ha oltre 12.000. Fatturato globale? 3,5 miliardi di euro. Complimenti. Grazie.